Se avete visto il video sulla progettazione e quello sul trasloco, saprete che siamo ormai in questa casa da giugno, quindi qualche mese, e la casa piano piano sta prendendo forma. Vi avevo promesso che avrei fatto un home tour, ma non è ancora arrivato quel giorno perché mi piacerebbe farlo con la casa al completo. Mancano ancora diversi mobili. Piano piano, mettendo da parte un soldino per volta, ci stiamo riuscendo. Preferiamo fare con calma, ma cercare di rendere questa casa il più possibile simile a quello che noi siamo, scegliendo appunto quello che più ci piace. C'è una parte della casa però che posso dire che è conclusa, magari cambierà ancora, non lo so, ma ad ora è praticamente finita e sono davvero soddisfatta del risultato. Ovviamente sto parlando della cucina, che è il mio regno. Quando abbiamo appunto scelto la casa e tutto quanto, ho proprio espresso il desiderio di poterla fare il più possibile secondo il mio gusto e la mia idea, e sono contenta perché effettivamente ci siamo riusciti. Inoltre, sapete quanto io adoro cucinare e quanto anche sia abbastanza fissata con l'organizzazione e l'ordine, sia degli oggetti come tazze e barattoli, così come degli alimenti. Quindi mi sono impegnata a organizzare e rendere la cucina il più funzionale possibile, mantenendo uno stile minimal, che era quello che mi ero ripromessa, sposando il più possibile il mio gusto. Quindi ho pensato di fare questo video dedicato solo alla cucina, in vista poi dell'home tour completo della casa, in cui appunto vi rimanderò questo video per quanto riguarda la cucina, perché so che mi dilungherò. Quindi voi mettetevi comodi, preparatevi qualcosa di caldo e cominciamo con il tour della mia nuova cucina. Direi che possiamo cominciare dall'ingresso. Ed eccoci qua. Questa è la mia cucina. Sono da sola, quindi mi devo un po' arrangiare con le riprese, ma volevo sfruttare questa luce di questo pomeriggio per farvela vedere in tutto il suo splendore, perché devo dire che davvero la fortuna è avere queste finestre grandissime che fanno entrare tantissima luce. Anche la scelta della porta col vetro è stata pensata proprio per mantenere la luminosità della casa e di questo angolo in particolare. Inoltre abbiamo deciso di mantenere molto neutri i colori, scegliendo una palette che includesse appunto il bianco, che è il colore principale. A seguire io desideravo molto il colore legno, perché mi sa un po' di quelle cucine norvegesi dove appunto è tutto bianco e di legno, e mi piaceva tantissimo l'idea e l'ho riprodotta bene. Sono davvero contenta, anche perché per terra abbiamo deciso di mettere il parquet anche in cucina, che non è sempre consigliato. Per evitare danni abbiamo però messo questa striscia di mattonelle verdi scuro, che fanno un po' da contrasto con il resto della cucina e servono comunque come protezione. Il verde è l'altro colore richiamato in più dettagli, in particolare la parete opposta al piano cucina, dove appunto abbiamo scelto questo verde, direi salvia. Poi la scelta è stata quella comunque di mettere dei dettagli come delle piante. Io amo le piante e voglio riuscire come mia mamma a mettere più piante possibile, soprattutto a farle crescere e vivere bene. I colori principalmente vi direi che sono il bianco, il legno, il verde e il nero. Il nero in realtà non è stato voluto, ma gli elettrodomestici per forza di cose erano neri e non mi dispiace in realtà il risultato finale. A quel punto abbiamo anche deciso di usare delle sedie che avevamo già, nel senso che sono sedie dei miei genitori che avevano un servizio di queste sedie molto grande. Il problema solo era che erano tutte sfondate. Semplicemente abbiamo trovato una persona in grado di rifare la fodera della sedia, che è fatta a mano, e quindi era un po' complesso riuscire a riprodurla bene. Ha un costo, ma insomma farle riparare ne valsa la pena, perché in fondo le sedie erano già pronte, belle così, e devo dire che stanno davvero bene col tavolo bianco, mi piacciono davvero tanto. Quindi in fondo questo nero ritorna in qualche appunto dettaglio, ma serve a spezzare e davvero a me
piace un sacco il risultato. Benissimo, alle mie spalle vedete il piano cucina, dove abbiamo scelto di non rispettare la simmetria, semplicemente per una questione di comodità. Io preferivo avere il lavandino a lato e avere più spazio come piano, perché altrimenti mettendo il lavandino più centrato avrei avuto due spazi separati che secondo me erano meno utili, sfruttabili, insomma. In questo modo ho un ripiano più ampio, ho deciso di lasciarlo più libero possibile. In realtà qualcosa c'è, perché comunque sono quegli oggetti che servono tutti i giorni, come la saliera, vedete, del vino, perché è il vino con cui cuciniamo, magari l'altra è la bottiglia di vino che abbiamo aperto con gli amici, la bilancia e il cesto di frutta, e poi c'è sempre la brocca che gira, perché in frigo non ci sta, o meglio ci piace comunque a temperatura ambiente l'acqua, quindi rimane sempre in giro. Per il resto cerco sempre di tenere il piano più libero possibile. Abbiamo scelto i fornelli a gas e non quelli a induzione perché avevo un po' paura di non abituarmi all'induzione, non avevo voglia di cambiare tutte le pentole. Forse col senno di poi, col fatto che ora il gas costa tanto, avrei scelto l'altra opzione, ma in realtà sono comunque brava e mi impegno a usarlo il meno possibile, usando tutte le tecniche del risparmio del gas. Detto questo, rimane un'ultima parte libera che abbiamo destinato agli elettrodomestici di uso più frequente, che sono la friggitrice ad aria e la macchinetta del caffè, quella con le capsule, che è un regalo. Io sinceramente non approvo troppo l'idea, perché comunque le capsule purtroppo non sono biodegradabili e quindi comunque uno spreco, anche perché io adoro il caffè della moca, infatti io in genere lo faccio con la moca. Quella resta un po' per quando si ha fretta, per gli ospiti e se al massimo desidero un caffè decaffeinato, quindi comunque è lì, ma non penso che rimarrà lì per sempre. Infine, tornando al lavandino, eravamo molto indecisi se fare il doppio lavandino, ma il doppio lavandino ci avrebbe tolto ulteriore spazio al piano, quindi in fondo abbiamo optato per il lavandino singolo. Adesso invece vi faccio vedere la divisione e organizzazione dei vari pensili, che ovviamente devono riuscire a contenere, questa cosa mi preoccupava, ma devo dire che ci sta tutto, sia la parte di piatti, stoviglie, pentole, posate, barattoli, sia quella di alimentari, perché non ho più una dispensa come avevo prima, ho tutto nascosto, che è molto meglio perché è tutto più ordinato, e con un criterio ho suddiviso meglio che potevo tutto. Ripeto, potrebbe cambiare ancora in futuro, ma per ora sono soddisfatta della suddivisione. Partiamo dall'alto. Qui abbiamo cibo, principalmente le cose della colazione, le tisane, i biscotti e le cose di uso più frequente. Salendo abbiamo l'angolo pasta, per arrivare in cima dove ho, diciamo, i pacchi chiusi. Qua ho quelli un pochino più aperti che sto ancora usando. Scendendo abbiamo ancora dispensa. Ho deciso di dedicare entrambi questi angoli alla dispensa in modo che fossero uno sopra l'altro e fosse più facile ricordarselo, come dire, è più una cosa mia mentale. E qui abbiamo lo scatolame, i legumi chiusi, qua il resto della colazione, più che altro avena, cacao, ma anche tutte le farine, un po' nei barattoli, un po' no. E qui ancora barattoli ma chiusi, quindi tutte le marmellate, i burri di frutta secca, il caffè e anche la parte del lievito, del bicarbonato, quelle cose che si usano un po' meno. Spostandoci qui accanto abbiamo dei cassetti ancora dedicati alla dispensa. Qua ho messo tutti i barattoli e sono cose più che altro che uso e che sono aperte, come dire. Ho anche tutte le spezie e anche un po' di medicine integratori. Salendo invece passiamo alle tazze, quindi angolo colazione, io ho davvero tante tazze, ora non la vedete particolarmente piena perché sono in lavapiatti. Questo è quanto, per ora ci stanno, ma effettivamente forse qualcuna la potrei eliminare. Salendo abbiamo la cappa, nei due spazi laterali abbiamo messo olio, aceto e le varie spezie, e lì in alto le scorte di sale e sempre di spezie, per arrivare in cima con l'olio e quel oggetto meraviglioso dell'IKEA che ho voluto, perché effettivamente piuttosto che avere tutti i barattoli sparpagliati, in quel modo io posso prenderlo e tirarlo giù e ho tutto, come dire, nello stesso contenitore, ed è molto più pratico visto che appunto lì in alto non ci arrivo. Qui accanto molto rapidamente abbiamo piatti piani e fondi, calici e delle ciotole, più piatti da portata e cose che si usano un po' meno. E accanto abbiamo il resto dei piatti, i bicchieri, anche qui in realtà tutto quest'angolo è per i bicchieri, ciotole varie per l'insalata, ciotoline per il gelato, tazzine e sempre cose che si usano
di meno. Infine, ultimo ripiano, che è quello sopra il lavandino, ovviamente allo scolapiatti, con i piatti che stanno asciugando, dove abbiamo messo altri due contenitori dell'IKEA. In uno ci sono già tutti i barattoli vuoti che conservo e l'altro è vuoto ma verrà riempito. Sotto il lavello, ovviamente, angolo spazzatura, dove teniamo umido, spazzatura normale e i detersivi. E qui accanto abbiamo la lavapiatti, che è da svuotare. E che è molto bello il fatto che da fuori si confonda col resto e non sembri affatto un elettrodomestico a parte. Accanto, ovvero al centro, abbiamo altri cassetti, ovviamente dedicati alle posate. Quindi qua abbiamo le posate principali, le presine e altre cosine varie, più i vari utensili. E sotto abbiamo tovaglie e tovagliette e sempre tantissimi mestoli. Anche qui dovrò fare un bel decluttering perché penso che siano un po' troppi e non li uso tutti, lo devo ammettere. E infine qua sotto pentole, che per ora ci stanno tutte. Pentole, coperchi, scolapiatti, insomma. Passando invece al lato opposto, quindi il lato della parete verde, troviamo colonna frigo e colonna forno. Anche qui, se avete visto il video sulla progettazione, non mi ricordo se gliel'ho detto, io desideravo in realtà avere un frigorifero a parte, perché secondo me è un bel oggetto e perché nei miei sogni c'era lo Smeg, ma effettivamente gli Smeg sono molto grossi e avrebbe occupato troppo spazio. In ogni caso mi hanno convinto che l'idea della colonna frigo non era una cattiva idea, ed effettivamente devo dire che è molto più elegante e concorde col resto della cucina, quindi mi piace. Rimane pulito, ordinato e anche abbastanza simmetrico e ordinato tutto quanto. Alle mie spalle abbiamo le due colonne, appunto, occupate da frigo e freezer, e accanto da forno e microonde. Il microonde fa ridere perché quando è arrivato abbiamo pensato si fossero sbagliati, perché sembrava un forno. È fatto come un forno, non è fatto affatto come un microonde, o meglio come i microonde a cui eravamo abituati, quindi è stato un attimo così, e ancora ora devo dire che mi devo abituare, però è un microonde a tutti gli effetti e comunque l'estetica è bella e sta bene, come vi dicevo, il dettaglio nero. Sopra e sotto il forno c'erano ancora dei ripiani che abbiamo ovviamente organizzato meglio che potevamo. In particolare sopra abbiamo messo tutte le schiscette e il resto, diciamo, dei barattoli e dei contenitori, e in alto quegli elettrodomestici che si usano un po' meno, tipo gli accessori del bimbi e il tostapane. Sotto invece l'ho dedicato tutto alle teglie per il forno, appunto, che anche qui forse sono un po' troppe e dovrò fare una selezione. In ogni caso molte sono anche belle come piatti da portata, quindi insomma per ora le tengo perché lo spazio c'è, e in più quegli oggetti per fare ghiaccio e per fare ghiaccioli. Come potete vedere, tra le due colonne c'è un'ulteriore colonnina. Siccome appunto la mia paura era che non ci fosse abbastanza spazio per tutto, ho chiesto all'architetto di progettare uno spazio lì in mezzo, che devo dire meno male, nel senso che è già pieno. Non mi piace troppo come organizzato, infatti qui vi chiederò aiuto se avete delle idee su come organizzarlo meglio. Ha il problema di essere uno spazio molto profondo e molto ampio in altezza, ma non in spessore, quindi è difficile trovare dei divisori che ci siano, e per ora ho messo le cose come meglio potevo. In particolare ho messo ancora parte della dispensa e parte di quegli altri elettrodomestici oggetti che si usano un po' meno, oltre a tutte le carte tipo stagnola, carta da forno e Scottex. E gli ultimi dettagli, ultimi perché sono le new entry, come dire, non erano state previste, ma poi Luca me le ha proposte e devo dire che ci stanno. Uno era molto utile e per fortuna l'abbiamo trovato, è stata una lunga ricerca. L'altro in realtà è più una questione estetica. Luca aveva questo desiderio, io non ero convintissima perché non volevo aggiungere troppe cose in questa cucina, che secondo me è bella anche così, semplice, molto minimal, però devo dire che ci sta bene, mi piace, sono molto contenta e dà quel tocco un po' più di calore al tutto. E sto parlando della panchetta su cui abbiamo messo le piante, e sotto, visto che ci stavano, abbiamo messo i libri di cucina, che appunto danno quel tocco un po' più vivace e colorato che mi piace un sacco, e anche perché poi sono comodi, perché tenendoli in libreria ogni volta dovevo andare a prenderli quando mi serviva qualche ricetta. L'altro mobile di cui parlo
farlo è il mobiletto per il bimbi, che purtroppo non può stare sul piano della cucina, deve avere diciamo spazio sopra perché i vapori poi vanno a rovinare i mobili, quindi doveva avere un angolo dedicato. Non ci avevamo pensato, per fortuna c'era spazio ancora dietro il tavolo, ma serviva appunto un mobile delle dimensioni proprio strettamente necessarie. L'abbiamo trovato e sono contenta perché richiama i colori del resto della cucina ed è anche molto carino e soprattutto regge il bimbi, perché dovete sapere che per alcune ricette il bimbi si mette tipo a tremare e rischia di cadere, quindi era molto importante che fosse un tavolino solido. E già che aveva questi ripiani, ho deciso di sfruttarli per mettere il resto diciamo della frutta e delle scorte, come in questo periodo zucca e patate, che secondo me sono anche molto estetiche. Quindi quest'angolo in realtà è diventato addirittura forse il mio angolo preferito. Spero che la mia cucina vi sia piaciuta e ci vediamo nel prossimo video.